Benedicimi, Padre. Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa proclamare degnamente l'annunzio pasquale nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il giovane che intonerà tra pochissimo il preconio pasquale, uno dei momenti e dei canti assolutamente liturgici più belli, è uno dei giovani che diventerà prete. Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria, et pro tanti regis victoria tubat intonet salutari. Gaudeat se tot tellus irradiata fulgoribus, et eterni regis splendore lustrata, totius orbis sensiata mississe caligine. Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgore, et magnis populorum vocibus ec aula resultet. Qua propter astantibus vobis fratres carissimi ad tamiran sancti uius luminis claritatem unam ecum queso Dei omnipotentis misericordiam invocate. Ut qui menum meis meritis intra levitarum numerum dignatus est aggregare, luminis sui gratiam infundendo, cere iuius laudem implere precipiat. Prestante Domino nostro Iesu Christo Filio Suo, secum vivente atque regnante Deo, in unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo sur sum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Ignum et justum est. Ignum et justum est. Vere quia ignum et justum est. Ecum et salutare nos tibi semper, hic et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens, Eterne Deus, qui populorum pasca cum torum non pecudum cruore ne cadipe, sed unigeniti tui, Domini nostri Iesu Christi sanguine, corporeque dicasti. Ut supplosori tu gentis ingrate, legi gratia succederet, et una victima per seme tipsam tue maiestatis seme loblata, mundi totius expiare offensa. Hic est agnus lapideis prefiguratus in tabulis, non adductus egregibus, sed evectus celum. Nec pastore indigens, sed pastor bonus, ipse tantum modum, qui animam suam pro suis posuit ovibus, et rursum
Deus assumsit. Ut nobis et humilitatem divina dignatio, et spem resurrectio corporali sostenderet, qui coram tondente se non vocem queruli balatu semisit, sed evangelico proclamavit oraculo dicens, a modo videbitis filium homini sedentem, ad exteram majestatis. Ipse nobis et te reconciliat Pater omnipotens, et parite cum majestate fultus indulge, nanque patribus in figura contingebant, nobis in veritate proveniunt. Il preconio continua cantando la lode dell'agnello immolato che dona ai credenti quella luce che li porterà a salvezza. Quasi a rendere visibile l'immagine della luce pasquale che dal cielo si diffonde e vince le tenebre, vengono ora accesi i lumi della Chiesa. Ecce iaminis columna resplendet, quae plebem domini beate noctis tempore ad salutaria fluenta preceda, in quibus persecutor mergitur et Christi populus liberatus emergit. Nam Sancti Spiritus unda conceptus per Adam natus ad mortem per Christum reginitur ad vita. Solvamus igitur voluntarie celebrata iunia, qui a Pascha nostrum immolatus est Christus. Nec solum corpore pulemur agni, sed etiam in ebriemur et sanguinem, huius en intantum modo cruor non creat piaculum bibentibus et salute. Ipso quoque vescamur et azimo, quoniam non de solo pane vivit homo, sed de omni verbo. Quidem hic est panis qui discendit caelo, longe prestantior illo quondam manne imbre frugifluo, quotunc Israele pulatus interit, hoc vero qui vescitur corpore vitae perennis possessor existit. Ecce vetera transierunt, facta sunt omnia nova, nam circuncisionis mosaice mucroiam scabruit, et Iesu nave acuta lapidum obsolevit asperitas. Christi vero populus insignitur fronte non inguine, lavacro non vulnere, crismate non cruore.
fecet ergo in hoc Domini Salvatoris nostri, vespertine resurrectionis adventum, te dan sapienter perpetuis preparare luminibus. Ne edum oleum candelis adiungitur, adventum Domini tardo prosequamur obsequio. Qui certe inictu oculi, ut coruscus adveniet. L'inno di lode, esortandoci ad attendere con la fiaccola accesa la risurrezione del Signore, è coronato dall'enunciazione della triplice celebrazione della Pasqua di Cristo, attuata mediante l'annuncio della risurrezione, l'amministrazione del battesimo che fa risorgere a nuova vita e la celebrazione dell'Eucarestia, nella quale l'agnello immolato si offre come nutrimento al popolo dei credenti. Igitur in uius diei vespere, cum ta venerabili sacramenti plenitudo colligitur, etque diversi sum prefigurata gesta temporibus, huius noctis curriculo devoluta supplentur. Nam primum hoc vespertinum lumen sic ut illa dux magorum stella precedit, deinde mystice regenerationis unda subsequitur. Velut dignante Domino fluenta Iordanis, tertio resurrectionem Christi vox apostolica sacerdotis annuncia. Tum ad totius misteri supplementum Christu vescitur turba fidelium, quae summi sacerdotis et antistitis tui Ambrosi oratione sanctificata vel meritis, resurrectionis Domini cediem Christo in omnibus prosperante suscipiat. Per bonum et benedictum filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, cum quam beatus vivis et regnas Deus, in unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Amen. Abbiamo ascoltato il preconio pasquale, tipico della liturgia ambrosiana, diverso da quello romano. Si è trattato e si tratta di un antico testo poetico la cui composizione è databile fra il V secolo e l'inizio, la fine del V secolo e l'inizio di quello successivo. L'importanza del preconio è appunto l'offerta, per così dire, della chiave di lettura dell'intera veglia e dei suoi vari elementi, dove l'agnello di cui abbiamo sentito cantare la lode è naturalmente Cristo.